Il Regisode in diretta per il mondo. Allora, oggi parleremo di una serie, una web serie, diciamo, una web serie anche abbastanza famosa, circa di due grandi comici italiani che sono Lillo e Greg, e questa serie è Pupazzo Criminale. Chi non c'è neanche che dica che il nome è una palese sputata parodia alla serie TV, che io non ho visto, mea culpa, romanzo criminale. Pupazzo Criminale è una serie per il web cominciata in estate 2014. I protagonisti sono pupazzi e sono Primavera, Erpapero, La Rana e un personaggio molto Poi c'è da divertente dire che è... soprattutto il protagonista di questa serie, l'indiscusso protagonista, che è il Secco. Non mi chiamo Secco! Sorcio Secco, sì. Questa frase è la frase più famosa, iconica della serie, e stiamo parlando di... Non mi chiamo Secca! Ecco. Appunto, insieme a Voglio sentir che dice Cocco, che appunto è stata menzionata nella prima puntata, mentre invece non mi chiamo Secco viene menzionata solo nella seconda, perché c'è una discussione che viene riproposta in un'altra puntata. Allora, se tratta di roba colombiana di prima qualità, hai 6,5 tu fai a turma arancia, e il sorcio ti dà la roba e tu gli allunghi i sordi. Che sta a pensare? Non me quadra. Che è che non te quadra? È il posto da appuntamento. No. E allora che è? Perché si chiama quello sorcio? Invece dovrei chiamare io sorcio. Ma te ti chiami secco? Ma son sorcio! E perché non sei secco? Ma son sorcio! È più giusto che mi chiamo sorcio che secco! Ma che cazzo di problema è questo? Pure il sorcio è un sorcio! E sti cazzi! Perché ci si deve chiamare lui e io no? Ma non vi potete chiamare tutti e due sorcio, no? Ragiona! Poi come cazzo capimo chi è sorcio quando dimo sorcio? Allora io mi chiamo Sorcio Secco! Che cazzo di soprannome è Sorcio Secco? Vabbè, vabbè, dai. Con questa cosa che appunto lui vuole farsi chiamare Sorcio Secco invece di Secco, questo topo anche ratto, perché appunto si vuole far chiamare Sorcio Secco, appunto lo faranno anche ammazzare persone e senza il suo volere, e poi far fingere, perché poi questo qua sì, è il protagonista, però è un imbecille completo, perché appunto non ne combina una giusta. Rana esige il pizzo da Oreste Cipriani, ma questi si rifiuta. Rana allora incarica Sorcio Secco di dargli un avvertimento e poi di ucciderlo. Io ho da dare un avvertimento! L'hai da far fuori! Ma Romolo ed Ettore, i fratelli di Cipriani, accettano di pagare. Così Rana telefona a Sorcio Secco per bloccare l'esecuzione. Oh, Sorcio, sì, era ora. Senti, per il momento non l'ammazzare. No! Sorcio Secco però ha già fatto fuori Cipriani, colpevole di averlo provocato. In giro si sa che non conta niente al secco. Non mi chiamo Secco! Non potendo rivelare la verità a Rana, Sorcio Secco simula di avere la linea telefonica disturbata, spara un colpo in aria e inscena una seconda uccisione di Cipriani. C'è la linea disturbata! Sorcio Secco! Non c'è campo, che devo fare con Cipriani? Slegalo e liberalo! Ciao, Sorcio Secco, ma che hai fatto?
Rana ordina al Sorcio Secco di scrivere un biglietto che lasci credere ai fratelli d'essersela svignata con i soldi. Forse che me la squaglio con qualche soldo che non è mio, ma a sto mondo tutto è possibile. Ma bisogna far sparire il cadavere. In conclusione, io non ne ho parlato tantissimo, però credo che gli spoiler, se non avete visto questa serie, non devo farne, a parte appunto non mi chiamo Secco e voglio sentire che dice Cocco, io non ne sapevo una prima, io me ne sono fatto delle grasse risate e vi consiglio di iniziare appunto dalla puntata voglio sentire che dice Cocco alla puntata Ma è Natale, cioè l'ultima che è per ora, cioè io sto registrando il 13, no il 3 non, il 3 gennaio 2016 e quindi io vi consiglio di iniziare dalla prima e arrivare all'ultima. Io credo di aver concluso, anche per vedere che sono state aumentate le cose tecniche, perché all'inizio era proprio una cosa, non dico squallida, però non è che fosse molto ma molto grande e molto ma molto fatta in livello di montaggio, mentre invece gli ultimi hanno una sigla, oltre che è una sigla che io adoro e che ho messo all'inizio del video dopo aver detto pazzo criminale, e appunto adesso posso salutarvi dicendo continuate a guardare capolavori e abbandonate Ciofeche. Entro. Scusi, ma prima non ha detto di non essere in confidenza con la vittima, che il vostro interloquire si limitava a buongiorno e buonasera? Beh, ma pure aspetta, entro, non è che sto a tutte ste chiacchiere, mi sembra.